E quindi ci sono delle mancanze a livello conoscitivo che però poi creano delle problematiche, cioè tante disfunzioni, tanti problemi, tante volte sono dati dal fatto che non sappiamo, Certo. cioè, co cosa c'è lì in mezzo alle gambe ed è un Certo. problema. Pronti, benvenuti nella sesta puntata della seconda stagione di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno creato qualcosa di straordinario. Questa sera abbiamo ai nostri microfoni una persona invece che ha inventato, diciamo così, non proprio inventato, però si è appassionata e adesso fa un lavoro molto particolare. Non vi dico altro, non c'è bisogno di altre presentazioni, secondo me. Vi presento invece Margot Meris. Ciao Ciao, Margot, come stai? bene tu? Molto bene, tutto a posto. E raccontaci cosa fai nella vita. Io so soltanto un termine, ma in realtà non so né se è giusto, né se tra l'altro è corretta la definizione, quindi io so che fai la sessuologa ed è per questo che ti ho invitato a questi microfoni. Spiegaci cos'è. Allora, esatto, io sono sessuologa clinica e consulente di coppia, perché di solito vanno di pari passo, ovviamente, Ok. queste cose. E da, sono, alla base sono una psicologa, quindi è una specializzazione, però diciamo che per fare la sessologa puoi arrivare anche da un lato un pochino più medico, quindi da un lato che, cioè, quindi puoi anche essere medico o psichiatra. Ok, quindi diciamo che ci sono due percorsi di studio differenti, mentre invece tu hai fatto il percorso quello di psicologia. Esatto, sì. Ok, e quanti anni di studio sono? Psicologia sono 5, quindi hai la triennale, la magistrale, poi o fai la scuola di specializzazione oppure appunto come ho fatto io, come ho fatto io fai dei master specializzanti e ti prendi quello che è diversi titoli, nel mio caso sessuologa clinica. Ok, ma per esempio, nel tuo caso, qual è un paziente tipo? Cioè, io mi immagino, tra l'altro parlavamo anche nella prima stagione con altri ospiti che sono andati, noi abbiamo detto banalmente, dallo psicologo, poi non sappiamo se in realtà magari mi ha sbagliato, era psicologo, psichiatra, cioè, nel senso, non lo sappiamo. Anch'io, per esempio, ci sono andato e quindi ho, o magari nell'immaginario collettivo, c'è un, quando uno sai una difficoltà, va. E magari dirò una stupidata, dimmelo, va dallo psicologo, ok? Mentre invece, quando è che uno va dal sessuologo? Allora, cioè se si va dal sessuologo come intendi tu, quindi si affronta una terapia o una consulenza sessuale, diciamo che i problemi possono, cioè le situazioni più che problemi, possono essere ampie, quindi può essere una problematica legata proprio alla sfera sessuale, quindi disfunzioni piuttosto che o magari si sono fatte delle operazioni un pochino delicate genitali e quindi ovviamente riprendere la propria attività sessuale può creare del disagio. Ok. Possono essere delle problematiche di coppia anche, che per questo poi la sessuologia va tanto in coppia con la consulenza di coppia, appunto. Certo. oppure diciamo si tratta anche tutta quella che è la sfera dell'identità sessuale, quindi che è anche il bullismo, le discriminazioni da questo Ok. punto di vista. Però il sessuologo si occupa anche in ambito, lo definirei più sociale, di quello che è tutta l'informazione, l'educazione e la prevenzione, quindi ad esempio l'educazione sessuale a scuola, piuttosto che, non lo so, tipo ad esempio io mi occupo di progetti per i giovani adulti, quindi faccio proprio delle serate a tema X Ok, e quindi su più temi. legati alla divulgazione, chiamiamo in questo Esatto, caso, più cioè divulgazione l'educazione. e prevenzione anche, ti Ok, direi. infatti io tra l'altro mi sono tra virgolette accorto, cioè ti ho conosciuto sotto, noi ci conosciamo da un po' di anni in realtà, ma ho scoperto appunto di questo tuo lavoro proprio così, nel senso che pubblicizzavi alcune tue serate e alcuni tuoi corsi che facevi, poi io non ho capito, anche qui ti chiederò magari cosa vuol dire fare un progetto, però appunto mi sono accorto di questa cosa, quindi dell'aspetto diciamo più sociale. In questo caso qua, per esempio, chi è che può contattarti, tra virgolette, per fare un progetto del genere? So, un comune, un'associazione, cioè non Allora, ho idea. io li ho fatti ad esempio in collaborazione col comune, con un Ok. comune di Bergamo, però allora i progetti dipende poi per qua, a che età miri, nel senso che se miri alle persone che ormai la scuola l'hanno finita, vai più sui comuni, gli studi privati, piuttosto che
Oppure ci si dirige in quello che è l'istituzione scolastica, quindi Certo. progetti di educazione sessuale piuttosto che all'affettività, quindi ci sono diverse strade. Oppure tu decidi che oggi faccio un progetto e quindi contatti le persone e vedi Certo. a chi può essere, chi può Sì, interessare. come proprio prepari un prodotto e poi lo pubblicizzi piuttosto da una parte piuttosto che a un'altra. E la cosa che invece mi incuriosisce un po' è la differenza, cioè nel senso magari su quello che è la parte dei ragazzi, quindi diciamo sull'educazione sessuale, diciamo che tra virgolette ho un'idea e ci posso diciamo arrivare, ma per esempio sugli adulti la parte di divulgazione, quello che tu chiamavi prima un progetto sociale, di cosa può trattare? Allora, dipende, nel senso che quelli che ho fatto quest'anno, ad esempio, ne ho fatto uno che ho chiamato rieducazione sessuale, Ok. che ha per le fasce 18-35 anni, quindi Ok, già finito, noi. diciamo, la scuola Esatto, quindi, superiori. e diciamo che mi sono interrogata su cosa mancasse ai giovani a livello di conoscenza di queste cose, perché purtroppo, soprattutto noi siamo una fascia in cui, anche se hai fatto educazione sessuale, non è che l'hai proprio fatta così bene. Certo. Quindi ci sono comunque delle, come in tutte le cose, se non si conosce, a parte che non ce lo si può inventare, o si cercano fonti alternative, ad esempio internet che è Sì, pieno pieno di di tutto, cose, certo. e quindi ci sono delle mancanze a livello conoscitivo che però poi creano delle problematiche, cioè tante disfunzioni, tanti problemi, tante volte sono dati dal fatto che non sappiamo, Certo. cioè, cosa c'è lì in mezzo alle gambe, ed è un Certo. problema perché come ci si insegna come funziona il cervello piuttosto che il cuore, eccetera, c'è bisogno di conoscere anche quello che è una parte comunque imprescindibile di Certo. quello Ma che anche perché immagino che, cioè immagino, sì, possiamo dire anche immagino che le persone che magari in quel caso hai di fronte hanno già affrontato il tema del sesso, cioè affrontato intendo, probabilmente l'avranno già fatto, e quindi se c'è una maleducazione, non nel senso di, che è una persona maleducata, ma nel senso una certo. diseducazione, potrebbe essere, cioè, un problema, nel No, senso crea sì, proprio un problema ancora più si creano grande. proprio delle problematiche, anche magari, cioè, non sapere proprio a livello organico. Io, ad esempio, ho fatto un progetto con delle, eravamo solo ragazze, ok, Ok. tutto in rosa. Io ho chiesto di disegnare sia la vulva che la vagina. Tantissime ragazze, cioè tante delle ragazze presenti, mi hanno detto, quando c'è stato il momento dell'organo interno, mi hanno guardato e mi hanno detto: io lo disegno un po' così perché non so com'è fatto, cioè Certo. oggettivamente non sapevano com'era fatta una parte del loro corpo, una parte che comunque, cioè per una donna, diciamo, cambia Sì, e ha una certo. determinata importanza nella vita, anche solo con le mestruazioni, eccetera. Non sapere com'è fatto, non sapere come funziona, potrebbe dare diversi tipi di problematiche, proprio anche a livello psicologico in Cosa generale. intendi come, cioè, problematiche a livello psicologico? Cioè, nel senso, non ho capito. Cioè, ad esempio, ti faccio l'esempio sull'uomo, Sì, ok? Che mi viene assolutamente. più facile. Ad esempio, se io sono convinto che, cioè, dalla cultura della pornografia, eccetera, Sì. che l'uomo è sempre pronto, scattante, eccetera, quando hai 14, 15, 16 anni, quelli che sono, e tu non sei pronto e scattante, C'è un come è problema. giusto che sia, nasce tutto un loop psicologico, quindi tutta un'ansia che comunque si reitera nel tempo e aumenta mano a mano. Certo. Quindi comunque diciamo che l'ambito della sessualità è fatto sì da una grande componente fisica, ma anche da una grande componente psicologica e culturale anche, Ok. perché anche la cultura va a diciamo modificare e a diciamo danneggiare piuttosto che favorire quella che è la sessualità. Beh, in questa cosa qua, per esempio, una delle domande che volevo farti era il fatto, si sente parlare per esempio adesso, e ne parlavi anche tu prima, lo accennavi, di differenze di genere o piuttosto che di, adesso io spero di non sembrare bigotto con questa frase, in realtà, di genere differenti oppure di disforia di genere, è sbagliato? Sì, allora Ok, è proprio però ecco, un. volevo chiederti come si
Ovviamente ti prego di fare un po' più di chiarezza Certo. rispetto alle mie parole, ma quanto impatta questo sul tuo lavoro? Nel senso che io, per esempio, quando eravamo più piccoli noi, di questa cosa non ho mai sentito parlare, o comunque sì, c'era il tema dell'omosessualità, ma non di una persona che non si ritrovasse nel proprio genere. Quindi, cioè, è un tema, penso, completamente diverso. Allora, è un tema diverso, ma sono diversi livelli proprio, nel Ok. senso che il generale è l'identità sessuale, quindi tutto ciò che concerne la mia sessualità è l'identità sessuale. C'è ovviamente il sesso biologico, quindi maschio e femmina, oppure intersex, perché c'è da dirlo, quello che è praticamente un terzo genere. E poi c'è quello che è l'identità di genere, quindi io come mi sento. Ad Ok. esempio, io Margot posso essere col sesso biologico donna, ma sentirmi uomo o sentirmi altro, che è ancora diverso dall'espressione di genere. Cioè, ad esempio, adesso si dice, ah, vedi, non so come spiegarti, ma magari quando eravamo più piccoli, se c'era il ragazzo un pochino più effemminato, ah, ok, è Ok. omosessuale. Invece no, nel senso che, cioè, invece no. Potrebbe non esserlo. Ok, nel senso Ok, che l'identità sessuale, quindi il genere in cui io o il non genere in cui io mi identifico, non è per forza il modo in cui io mi esprimo. Quindi se io sono femmina, mi identifico come femmina, ma voglio esprimermi come uomo, cioè sono proprio piani sì. differenti ed è che è tutt'altra cosa ancora dall'orientamento sessuale. C'è il problema. Che tu dici, correggimi se sbaglio, eccetera, ma questa cosa secondo me crea tanta difficoltà perché uno non la conosciamo perché non viene davvero insegnata o comunque detta come deve essere detta e due, si ha sempre in questo momento un po' la paura di dire la cosa sbagliata. Poi, per carità, cioè i bigotti ci sono, però la maggior parte delle persone tante volte è sempre un problema di Sì, disinformazione, cioè che comunque è una cosa che viene spiegata poco e perché quello che di cui mi rendo conto, cioè, ma lo vivo, diciamo, non tutti i giorni, però nel senso ti rendi conto che alcune cose non le capisci. E nel mio caso, quando non capisco una cosa, a parte che mi dispiace, perché sempre, nel senso che mi piacerebbe avere la possibilità di parlare con tutte le persone che incontro con la massima serenità, come faccio di solito, spero di fare, insomma, di solito. E quindi questa cosa qua è un limite che non riesco a, diciamo così, superare, ma nel senso che non riesco a capire, perché non riesco a capire se mi sto rapportando con una persona nella maniera corretta oppure no. Ecco, è quello il mio, per quello ti ho fatto questa domanda, e chiesto di certo. specificare, perché a volte appunto diventa difficile. Certo, assolutamente. Guarda, comunque, cioè, questa cosa qua, questa, diciamo, disinformazione crea davvero dei disagi comunicativi, ti direi, su più fronti. Io mi ricordo il primo progetto che ho fatto, facevo passare le slide e c'era la bibliotecaria che guardava e mi diceva, oh, sai, l'altro giorno parlavo perché, sai, quando mia figlia comunque si è dichiarata omosessuale, non ho ben saputo e io lo guardo e faccio, vabbè, ma ok, cioè è comunque una cosa che ci sta, magari nell'immaginario pensavi di diventare nonna, scusami, di vederla sposata con un uomo, è comunque un cambiamento, cioè al Certo. pari del tuo figlio che tu te lo immagini vivere accanto a te e un giorno ti dice, va, me ne vado in America a vivere per sempre, cioè sono Certo. comunque delle cose che. Cioè, bisogna un pochino magari separare quello che è il piano del rispetto e dell'accettazione, più che dell'accettazione, che è comunque sul rispetto, della comprensione. Nel senso che io posso usare il termine sbagliato perché sono bigotto, ma posso usarlo anche nella maggior parte dei casi perché non so qual è il termine più giusto o ogni persona magari è sensibile a termini diversi. Certo, sì, ed è la parte magari più comprensibile. Immagino che anche la persona che abbiamo di fronte, se è una persona intelligente, capisca la nostra difficoltà, che non è Esatto. una presa in giro, ma è una propria difficoltà di rapportarsi. Esatto, Questo sì. assolutamente. E invece un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché ne ho sentito sempre parlare, ma non so se, cioè, come funziona, o magari tu potrai dirci qualcosa di più, tutto quando si parla di terapia di coppia, quindi. A parte che non ho idea neanche di come, sì, boh, l'unica cosa che ho visto riguardo alla terapia di coppia è, cos'è che era,
La serie quella sui Ferragnez, che sembra ah, che. Ok, niente, se, non so se l'hai vista. Io ho visto tipo una puntata e c'è loro che vanno in sembra qualche pare sì, sia. Sì, penso. Cioè, non so cos'è, in realtà penso di sì, sia quella. E quindi volevo chiederti cosa, cioè, come funziona, cosa e che benefici soprattutto può portare. Allora, hai fatto un ottimo esempio sui Ferragnez, perché sembra strano, ma vero. Loro praticamente ti fanno vedere che vanno in terapia di coppia, ma non è una coppia, diciamo, in crisi nera, piuttosto che tante volte la terapia di coppia nell'immaginario comune, e me lo sono sentita dire tante volte, tipo, ah, io non ho mai considerato la terapia di coppia perché quando vai in terapia di coppia la coppia è finita. Ok. Che è brutto dal mio punto di certo. vista di lavoro, dire, cavoli, però vieni da me, è giusto per lasciarti. Invece la terapia di coppia ha tanti benefici anche a livello proprio di, cioè, nel senso... Un'altra cosa che non si dice spesso è che stare in una coppia, avere a che fare con una persona, creare un legame comunque così profondo con un'altra persona, non è facile. Cioè, fin qui abbiamo anche testimoni in sala, possiamo dire ok, è vero. Non è assolutamente vero, certo. Facile, richiede impegno, cioè la tipica frase dell'amore non basta è super vera. L'amore, la chimica, l'intesa... Tutte cose fondamentali e che non possono non esserci in una coppia. Però nella coppia c'è fatica, c'è impegno, cioè si fa presto a dire ah, è una coppia, per farla andare bene devi comunicare, quando c'è qualcosa che non va devi dirlo. Sì, tu lo dici. Se non sono in grado di dirti cioè, una quando cosa. Quando tu sei lì, tu lo dici, perché io stessa ho tante volte delle difficoltà a comunicarti una cosa che non mi va bene, che ha ansie, che ha disagi, mi fa magari scoprire anche solo lati di me, sbagli di me che io non sono pronta a farti vedere o ammettere. Certo. E cioè quello che è un po' anche il nostro ruolo, diciamo, è aiutare queste coppie, diciamo, a incastrarsi meglio, te sì. lo direi. Ad esempio, ho fatto uno degli ultimi progetti che ho fatto con le coppie è stato sul problem solving, quindi proprio a livello di quando si instaurano quelle situazioni problematiche che possono essere dal ho perso il lavoro, quindi è una cosa super grande, al stiamo cucinando e manca il pan grattato, ok? Ogni persona porta nella coppia un suo modo di risolvere i problemi, ok? Che non sempre va d'accordo con l'altro. Anzi, certo. Anche se dovesse andare d'accordo, ci sono certe volte in cui la giornata no e quindi ti rispondo peggio, tu magari sei un pochino più permaloso e quindi te la certo. prendi. Sono comunque delle cose che, diciamo... Magari ad oggi si pensa che, ecco, vedi, litighiamo sempre per queste cose qui e non ci capiamo, non stiamo bene assieme. Quando magari invece si potrebbe partire prima e dirti, guarda, ovviamente poi ogni coppia è unica e unica sia nel tempo e con la persona con cui si crea, ovviamente, ogni coppia a sé. Però ci sono magari degli standard piuttosto che delle tipologie di coppie che per l'appunto io magari te lo dico, poi tu dici ah quella cosa lì, quel metodo lì magari per noi funziona, quindi facciamolo nostro, rendiamolo un pochino più nostro e poi ognuno ha una certo. diversa sfaccettatura, però ci sono tante cose che magari funzionano per qualcuno, non funzionano per qualcun altro, quindi... diciamo si tende tanto ad uno standard di coppia, cioè io devo avere, non lo so, il mio partner mi deve sostenere, mi deve dire che bella è, e invece io, ad esempio, a me piace fare questo esempio con le coppie con cui lavoro, io ho una coppia di amici che lui russa tantissimo, lei se si addormenta, cioè se vuole addormentarsi dopo di lui non riesce, lo manda sul divano, ma per lui, cioè per loro è una cosa super funzionale. Normale. Io credo che se lo dicessi al mio ragazzo non sarebbero tanto carine le parole che riceverei, però ad esempio per loro funziona. Cioè è una cosa che ad altri può sembrare sbagliatissima, eppure certo. per qualcuno può funzionare. Quindi è bello anche, cioè andare in terapia di coppia piuttosto che in consulenza di coppia può aiutarti a smussare quei lati che magari non si incastrano tanto bene. Poi certo non è che siamo qui per incastrarli per forza, assolutamente. No, però certo, mi fanno vedere, è un'arma in più per venirsi incontro, per la possibilità di quello che si dicevi prima, comunicare meglio, di riuscire a poterti dire alcune cose piuttosto che invece no. Invece è la terapia di coppia, la consulenza di coppia, sono due cose differenti? Allora,
Diciamo che la consulenza di coppia magari è un pochino più breve, Ok. mentre la terapia, cioè è proprio come la consulenza psicologica, la terapia. Ok, sono due percorsi diversi, Esatto, a due due pesi profondi, diversi. esatto. Ok, perfetto. E, mentre invece mi parlavi prima del fatto che la tua figura può aiutare invece delle persone che hanno avuto delle operazioni piuttosto che dei cambiamenti fisici importanti e quindi può aiutarle anche in quel senso lì. Io per esempio lavoro più nell'ambito medico, quindi mi immagino magari una persona che ha avuto, che ne so, un problema a livello di asportazione di una parte del corpo, quindi in seguito a una malattia, e in quel caso lì una figura come la tua può aiutare in quel senso. Allora, se questa cosa può dare un disagio a livello sessuale, assolutamente sì, Ok. nel senso che magari anche senza pensare più in grande, però ad esempio una persona diabetica, per Ok. dire, non sono medico, ma Sì, certo, ok, però ok. una persona diabetica, i farmaci che prende spesso danno problemi di erezione. Il problema è Ok. che se tu lo dici al paziente, gli dici guarda, ci sono queste cose qua. È una cosa, tante volte magari arrivano in terapia e si scopre che sono diabetici piuttosto che, oppure, cioè comunque è una parte collegata al nostro corpo, quindi ci sono magari delle, non so, anche a livello cardiovascolare, perché oggettivamente funzioniamo molto Certo, con il cuore, con con il il sangue, sangue. eccetera. Oppure, ad esempio, magari cose un pochino meno felici, cioè un pochino più tragiche, magari se si è avuto un tumore piuttosto che non per forza ai genitali, ma magari anche a, non so, se ha avuto un tumore al seno, il fatto che ti abbiano asportato un Sì, seno, immaginavo quello avere io. un rapporto sessuale Certo, cambia, sicuramente. cambia, cioè a livello proprio, sempre a livello psicologico cambia, perché poi magari a livello fisico sì, di sicuro avrà un cambiamento, però è più l'impatto del ok, mi faccio E vedere sono diversa da e come ero sono prima. diversa. Certo, assolutamente. Esattamente. Assolutamente. Io, Margot, tra l'altro, vorrei andare avanti a parlare una cifra, perché in realtà questo argomento mi interessa perché è un argomento, appunto, parlavamo prima telecamere spente, di cui non si parla tantissimo. In realtà abbiamo un limite alla puntata, quindi purtroppo dobbiamo interromperla qua. A parte che quando vuoi ritornare ai nostri microfoni sei super benvenuta. Con E piacere. quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui. E vi ricordo invece che questa puntata potete guardarla su YouTube oppure ascoltarla su Spotify oppure su Apple Podcast. E io appunto ti ringrazio ancora un sacco per essere stata Grazie a te. qua e ci vediamo invece prossimamente nella prossima puntata di Umano. Ciao!